Bentrovati alle TG Med Sport, bentrovato a Salvatore Geraci, responsabile delle produzioni sportive su TRM. Ciao Salvatore. Bentrovato Luca, un saluto a tutti i telespettatori. Abbiamo avuto un gradito ospite nel corso di Rosa e Nero, Tanino Vasari, ricordando una partita storica, anche quella sotto la pioggia, con un risultato diverso, quel Palermo-Pistoiese 1-0 con il gol nei minuti finali proprio di Tanino Vasari. Parleremo al rientro anche di Gasperini, di questa sconfitta contro la Juventus, ma soprattutto della prossima sfida, quella di sabato contro l'Udinese, con un Guidolin che ha detto dopo la vittoria di Genoa: adesso ci aspetta un turno facile contro il Palermo. Ascoltiamo Vasari. Straordinario Vasari, nel ricordo di quella partita, straordinario anche nel dare un segnale di vero tifo palermitano. Ma sai che ti dico? Che tutti sostengono che non bisogna guardare dietro perché quello che abbiamo avuto con Zamparini è troppo, diciamo, e dobbiamo essere contenti di questo. Certo, ci mancherebbe altro. Zamparini è stato veramente un presidente, il miglior presidente della storia del Palermo, risultati alla mano. Però quel Palermo ti faceva sognare. Mentre con questo Palermo qui soltanto i primi anni abbiamo sognato. Abbiamo sognato la Serie A, l'abbiamo ottenuta, abbiamo sognato l'Europa, poi ci siamo spenti perché manca quel qualcosa che lega i tifosi alla squadra ed è l'emozione di essere, di sentirsi rossanero. Per quanto riguarda il Palermo che affronta l'Udinese sabato, anticipo delle 18, con un Guidolin abbastanza agguerrito e con un Palermo che giochicchia, come si dice in questo periodo, ma non riesce a far gol e soprattutto non riesce a far punti, che per una squadra che deve ottenere la salvezza è un po' paradossale. Ieri ho visto qual è la vera differenza fra il rinnovatissimo Palermo e la rinnovatissima Udinese. Ho visto l'Udinese andare a 3.000 all'ora, lottare su ogni pallone, avere una rabbia incredibile e dettar legge su un campo che poi tutto sommato è difficile perché per tradizione, sai, giocare a Genova non è che sia così semplice. Il Palermo invece è ancora un po' timido, ed è questo quello che io rimprovero, è timido e ancora incapace di mettere a proprio frutto le qualità che ha, quelle poche o quelle tante qualità che ha. Grazie a Salvatore Geraci, ovviamente stiamo andando in onda mentre parla Giampiero Gasperini, lo ascolteremo nelle prossime edizioni, lo commentiamo insieme alle 21, alle 22:20, Salvatore. Va bene, d'accordo.
Grazie per essere stati con noi e arrivederci. Belli fuori, dolci dentro. Bon Bon ti offre un'ampia scelta di bomboniere, confetti e partecipazioni. Bon Bon da sempre con le nuove collezioni Clara Luna, Carlo Pignatelli, Deborah Carlucci, Fantina Argenti e tante altre ti accompagna nei momenti speciali per festeggiare ogni lieto evento, dalla nascita alle nozze di diamante. Bon Bon con tutto il cuore. Bon Bon confetteria, bomboniere e partecipazioni. Via Bernabei numero 9, via Roma numero 127, Palermo. Sconto promozionale fino al 31 dicembre. Non ce la faccio più, signorina, non ce la faccio più. Tutto quello che tocco diventa oro. Beato disperato. Lei. Sì, beato lei. E il signor? È Renato Mida. Renato Mida. Però mi chiamano Re. Re Mida. Ecco qui la penna, firmi qui. Lo vede, signorina? Tutto quello che tocco diventa d'oro. E invece tutto l'oro che noi ritiriamo diventa contante all'istante. Mamma mia, meno male. In the summertime when the weather is high, you can stretch right up and touch the sky. Ma allora che abbiamo fatto? You got women on your mind.